una forte crisi. Io credo che dobbiamo tener conto di questo e invogliare i cittadini a tornare, perché il turismo rappresenta anche un'industria, e allora bisogna dare appetito ai cittadini che vogliono spostarsi. La concorrenza è diventata enorme, una volta bastava dire Italia e il turismo arrivava, oggi non è più sufficiente, ci sono zone anche in Europa, la Croazia, la stessa Spagna, che hanno sicuramente fatto passi da gigante verso il turismo, e noi dobbiamo attrezzarci per essere competitivi. Ecco perché torno a dire che c'è bisogno di classe dirigente che sappia affrontare questi problemi, classe dirigente che sia preparata per affrontare tutto questo. Poi l'Elba è naturalmente un'isola così bella, con caratteristiche invidiabili, con un mare che è difficile trovare. Noi parliamo spesso dei mari lontani da noi, i Caraibi, le Maldive e quant'altro, ma l'isola d'Elba, ovunque la si giri, c'è un mare bellissimo, la possibilità di arrivare anche con grande facilità, perché l'aeroporto di Pisa è vicino, quello di Roma altrettanto, ora con la realizzazione dell'autostrada sarà ancora più facile.